presentatore, come critico, come studioso. Ed è un piacere inaugurare una sessione del Grand Central, inaugurare con un libro che comunque crea molti spunti che poi verranno sviluppati anche da altri testi a seguire e quant'altro. Sostanzialmente so benissimo che il mio ruolo è quello di cercare di parlare il meno possibile per imbeccare il più possibile Paolo, magari anche provocarlo un pochettino, punzecchiarlo un pochettino per vedere dove si va a parare. Ma due parole volevo spendere sul racconto del cantastorie. Come si diceva prima, la prima presentazione intergalattica, per la prima italiana, l'anteprima italiana, e un libro estremamente particolare, un libro che si inserisce in un contesto florido, conosciuto, studiato, della produzione postcoloniale di lingua inglese, ma che aggiunge tutta una serie di sfumature che derivano da connotazioni estremamente particolari. Non mi dilungo tantissimo su una prima lettura, dopo andrò a dare altre sfumature strada facendo, perché voglio più che altro coinvolgere Paolo. Ma prima di tutto direi, Paolo, chi è l'autore? E dici qualcosa, una breve sinossi? Sì, intanto ringrazio tutti i partecipanti a cui do il benvenuto a questa serata. Diciamo che prima della sinossi parlerei un attimo dell'autore, perché è un autore indiana, di origine indiano, e vive a Nuova Delhi ed è uno scrittore di religione musulmana. Poi vedremo anche, approfondiremo un po' anche qualche dato sull'India che può interessare un po' gli ascoltatori, no? E è nato in una città dell'Uttar Pradesh, che è uno dei 27 stati dell'India, che è una repubblica federale, e una città che si chiama Aligarh, ed non è molto distante da Nuova Delhi. E quindi parliamo dell'India del Nord. Ha studiato soprattutto all'Università Indiana, ma anche internazionali, università internazionali, fra cui abbiamo anche la Syracuse University di New York, dove ha conseguito una laurea come specialista internazionale, di esperto di cose internazionali. Ha lavorato come analista, reporter, consigliere politico a Nuova Delhi, Londra e anche Washington, quindi conosce molto bene, diciamo, anche la cultura occidentale oltre a quella indiana. Attualmente si occupa di temi ecologici perché scrive per un sito, si chiama The Third Pole, quindi il terzo polo, che segue i cambiamenti climatici della catena dell'Himalaya e delle sue conseguenze sul territorio. Quindi è molto impegnato su questo fronte, oltre a essere uno scrittore. Ha pubblicato diversi libri, questo è il secondo romanzo, che è un romanzo breve o novella, e l'ha pubblicato nel 2008, il racconto del cantastorie, che in originale si chiama The Storyteller Tale. Quindi ha pubblicato questo libro nel 2008, poi ha pubblicato Jimmy the Terrorist nel 2010, vincitore del Vodafone Crossword Book Award, e poi un libro di viaggio che un po', diciamo, rispecchia la sua passione, diciamo, per la zona montuosa vicino all'Himalaya, quindi del Bhutan, un viaggio che lui descrive nel Bhutan. Infine un ultimo libretto, che è un libro di racconti, un po', diciamo, fuori dal comune, si chiama Tall Tales by a Small Dog, quindi racconti alti fatti da un cane piccolo, tradotto proprio letteralmente in italiano, nel 2023. Comunque ci concentriamo su questo libro che ha pubblicato nel 2008. Parliamo un po' di traduzione, forse, no? Cosa dici? Guarda, se vuoi dare al pubblico intanto una traccia di sinossi del libro, in modo tale da cominciare a farli entrare nel libro. Poi, come abbiamo avuto modo di discutere la traduzione, è una delle cose sulle quali vertirà di sicuro una mia domanda. Ne ero certo. Allora, il libro ha una cornice narrativa,
un po' come le novelle, diciamo, anche potrebbe essere anche il Decamero oppure i racconti di Canterbury, no? Che sono dei classici di questo tipo, cioè una cornice narrativa dentro la quale si sviluppano i racconti. Da chi sono raccontati? Naturalmente da questo cantastorie, che è il protagonista principale, e anche da un'altra persona che lui incontrerà durante un suo viaggio e diciamo pure fuga da un evento tragico che è la distruzione della città di Nuova Delhi. Quindi già nella prefazione lo scrittore definisce un po' quali sono i temi di questi racconti, ma se noi andiamo a vedere proprio il sommario abbiamo un prologo in cui l'autore definisce che cosa diciamo, sperimenta tragicamente il Cantastorie, che è appunto la distruzione della sua città di Delhi. Delhi, vi ricordo che è un luogo, è un territorio sul quale si innesta poi la capitale, che attualmente è Nuova Delhi, ma a quell'epoca si chiama e si chiamava ancora Jahanabad, che è la capitale storica e antica di quel territorio. Quindi il Cantastorie, che è un po' un poeta, soprattutto quindi un poeta narratore, fugge da questa città che è stata distrutta da un'invasione di afghani provenienti appunto dalla zona iranica e sono che altro li definisce come predoni poi anche in seguito, no? E lui che cosa fa? Lui cerca di prendere le sue poche cose, perché la sua casa, per cui piccola, non è una grande casa, dice una piccola casa, viene completamente distrutta. Quindi lui va, vaga per il territorio e fino a che arriva, diciamo, una radura e trova una dimora principesca. Questa dimora è un haveli che diciamo che fra le dimore indiane è una specie di grande villa, diciamo fortificata, un palazzo, diciamo pure, signorile, che è proprietà di un personaggio di un certo livello, diciamo, di culturale, ma anche sociale soprattutto. Quindi viene ospitato da la padrona di casa, che è la moglie di un Mirza. Il Mirza è un signore, è un titolo onorifico che viene dato, vuol dire, diciamo letteralmente, vuol dire figlio del principe. Non è che sia un principe, ma si capisce che è una persona di una certa levatura sociale. Questo Mirza, quindi, ha una moglie che attualmente è, diciamo, la padrona di casa di questo Aveli e che vede questo viandante peregrinare e avvicinarsi alla sua dimora e lo invita a fermarsi. Lo stesso Cantastorie viene attirato un po' dal fascino di questa signora, che è una signora, diciamo, lui definisce una signora particolarmente bella, dai lineamenti, già da lontano capisce che è una persona di una certa, diciamo, finezza anche dal punto di vista, insomma, non solo estetico, fisico, ma difatti si rivelerà poi una signora che è capace anche di raccontare storie, oltre che quindi rispondere alle storie che racconta il narratore. E arriviamo al primo racconto è